Nel sud della penisola, il territorio della Basilicata racchiude un'enorme ricchezza, ancora poco famosa nel mondo, ma non per questo meno affascinante. Una ricchezza che inizia dalle sue coste, dove nell'VIII e VII secolo a.C. approdarono i primi coloni greci, lasciando anche in questa regione il segno tangibile della loro civiltà. Of course, in ancient times, this... Nell'antichità questa parte dell'Italia era conosciuta come Magna Grecia. Un insieme di insediamenti ellenici che hanno popolato il sud dell'Italia per centinaia di anni. Ancora oggi è possibile scoprire segni tangibili del passaggio di questa antica civiltà. Il regista Francis Ford Coppola ha un legame speciale con la Basilicata, che lo porta a tornare più volte all'anno nella cittadina di Bernalda, dove vivono ancora alcuni suoi familiari. L'affetto per la sua terra d'origine e la voglia di rinnovare il rapporto con le proprie radici si rispecchiano nella passione con la quale lui stesso esprime la straordinarietà del territorio lucano. So we have a region of Italy that is... Abbiamo una regione in Italia ancora autentica e incontaminata. La mia speranza è che le persone decidano di visitarla e che nel farlo apprezzino le sue bellezze senza cercare di cambiarle. Ciò che mi sta a cuore qui in Basilicata, qui in questa cittadina, Bernalda, è di preservare questi luoghi e nel contempo portare loro prosperità nel pieno rispetto delle tradizioni. Scendendo verso sud, lungo la costa ionica, il mare invita a una sosta sulle sue spiagge dorate, palcoscenico millenario di scambi commerciali fin dai tempi della civiltà micenea. Nel borgo di Policoro è racchiuso un frammento di storia antica, all'interno del Museo Nazionale della Siritide. Il Museo Nazionale che ospita importantissime collezioni archeologiche che vengono dalle due colonie greche che si sono succedute in quest'area, che sono la prima Siris e la seconda Eracleia. Quando le popolazioni sirite sono arrivate in quest'area nel VII secolo a.C., hanno ovviamente trovato delle popolazioni locali che avevano già sviluppato delle importantissime forme e avanzate forme anche di civiltà. Per cui appunto le popolazioni locali definite dalla tradizione letteraria greca come enotri o come coni sulla lembo costiero della Basilicata e erano dei gruppi di agricoltori e di allevatori già in possesso di tecnologie piuttosto avanzate nella fabbricazione per esempio delle ceramiche, nelle forme tradizionali dell'artigianato o anche nelle forme dell'economia, soprattutto l'agricoltura, e i materiali ritrovati nelle sepolture maschili e femminili sono infatti testimonianza di grandi contatti che queste popolazioni avevano sia col bacino orientale del Mediterraneo, con la Grecia propriamente detta, con aree diverse dell'Italia meridionale e con l'area etrusco-tirrenica. Dalla costa ionica verso l'entroterra, il paesaggio cambia velocemente. Calanchi aride dorsali disegnano panorami aspri, nei quali si dispongono borghi sparsi. Fin dall'antichità è questo il tipico insediamento dell'entroterra lucano. Paesi stretti intorno a fortilizie medievali e alle chiese madri, danneggiati più volte dalle frane e ricostruiti tenacemente, raggiunti da strade disagevoli e per questo immobili da secoli. È osservando questi panorami che nel Cinquecento la poetessa Isabella Morra cercava consolazione dalla sua solitudine. Nel castello di Valsinni, dove viveva,
fu uccisa dai fratelli per la passione di un amore proibito. Alle porte del Parco Nazionale del Pollino si incontra una costruzione imponente, la diga di Senise, una delle più grandi opere idriche in terra battuta in Europa. 500 milioni di metri cubi di acqua irrigano i campi della pianura metapontina e della Puglia. Grazie alla presenza dell'acqua, il colore dominante torna ad essere il verde delle valli fertili racchiuse tra le montagne. Il Parco Nazionale del Pollino, zona protetta dall'inizio degli anni 90, è un gigantesco polmone verde. Quasi 200.000 ettari su un territorio ricco di rilievi montuosi che superano i 2.000 metri. Nell'area carsica del Pollino, l'acqua delle sorgenti del Frido sgorga con un flusso medio di 400 litri al secondo. Le acque minerali, ricche di calcio, sono una preziosa risorsa del territorio. La Basilicata, infatti, a differenza di altre regioni del sud Italia, è ricca di corsi d'acqua e sorgenti, che attraverso opere di canalizzazione permettono anche lo sviluppo della vegetazione e delle coltivazioni. Il paesaggio vegetale del parco spazia dalla macchia mediterranea alla flora tipica degli ambienti più freddi. Alle quote più elevate, i boschi di faggi e abeti lasciano il posto a estese praterie adibite al pascolo, la più antica attività del territorio. Dalle numerosi greggi di pecore e dall'allevamento bovino si ricava il latte per produrre ottimi formaggi. Realizzati con metodi ancora artigianali, i formaggi del Pollino hanno il sapore della tradizione. Oltre ai pecorini, qui si producono formaggi freschi caratteristici. Ogni anno si celebra una festa popolare, quando le greggi salgono verso le praterie in alta quota. Il parco è ricco di boschi di faggi e abeti, ma il vero emblema del Pollino è il pino loricato, una specie endemica che con i suoi rami annodati sopravvive abbarbicato ai pendii più scoscesi e inaccessibili del massiccio montuoso. Un'altra grande ricchezza è rappresentata dai poteri terapeutici di alcune piante. Una leggenda narra che il dio Apollo, con le altre divinità dell'Olimpo, avrebbe regalato alla zona un immenso patrimonio di flora e fauna. Il tempo sembra essersi fermato lungo le distese di prati che danno nutrimento al bestiame, oggi come in passato. Un tempo è un luogo in cui il cavallo è ancora il mezzo più adeguato per spostarsi. Un luogo dai molteplici habitat naturali, dove sopravvivono numerose specie animali, alcune rare come il capriolo italico. Il territorio del Pollino ospita numerosi centri abitati, abbarbicati sulle rocce e circondati dai boschi. L'architettura conserva le tracce delle diverse dominazioni che si sono succedute nei secoli, dai Normanni alle dinastie feudali, con un intersecarsi di culture sovrapposte. Alcuni paesi sono ancora oggi abitati da comunità albanesi, che conservano la lingua e i costumi dei loro antenati, giunti dal mare nel 400 in fuga dai turchi. Ed è proprio il mare una delle preziose risorse della Basilicata, con le sue spiagge nascoste e un verde esuberante a picco sugli scogli. Gli antichi borghi di pescatori vivono oggi prevalentemente di turismo. Su Maratea domina la statua del Redentore, alta 21 metri. È la terza per dimensioni, dopo quelli di Rio de Janeiro e Lisbona. La cima del Monte San Biagio, su cui svetta, è un punto panoramico privilegiato per esplorare con lo sguardo il disegno della costa in tutto il suo fascino.
Dalla costa tirrenica il viaggio prosegue a nord, verso la Campania, nelle terre della Val d'Agri, fertili e ricche di storia. I borghi fortificati sulle alture dell'alta valle dell'Agri sono i luoghi dove si era rifugiata la popolazione in fuga dalla distruzione di Grumentum. Oggi restano solo alcune testimonianze delle battaglie dei Romani contro i Cartaginesi nel secondo secolo avanti Cristo e nel primo contro gli Italici, che ne hanno provocato la rovina. L'area archeologica situata alla destra del torrente Sciaura conserva l'acquedotto, le terme, il tempio, alcuni palazzi e l'anfiteatro. Fino a 2 milioni di anni fa, la Valle dell'Agri era occupata da un lago. Oggi la zona è ricca di terreni coltivati, boschi e pascoli. I borghi montani dell'Appennino Lucano sono difesi da mura medievali che nei secoli non hanno potuto tuttavia risparmiare le popolazioni dai frequenti terremoti. Ma la terra, invincibile nella sua violenza, sa essere anche generosa. Alcune zone della regione sono ricche di giacimenti petroliferi e di gas metano, rispettivamente nella parte orientale della Valle dell'Agri e nella Valle del Basento. Il capoluogo della Basilicata è una città antica dal volto moderno. Dopo il terremoto del 1980, gli investimenti per la ricostruzione sono riusciti a valorizzarne la ricchezza storica, artistica e culturale. A 800 metri di quota, l'altitudine maggiore tra i capoluoghi italiani, Potenza affascina i suoi 70.000 abitanti e i visitatori con le vie eleganti del centro storico, i palazzi moderni, le opere d'arte contemporanea e quelle sopravvissute al passare del tempo. Il Teatro Stabile è stato costruito alla fine dell'Ottocento per volere dei cittadini. Dopo un restauro che gli ha restituito lo splendore e l'eleganza di un tempo, è stato inaugurato all'inizio degli anni 90. Racchiusa tra le mura medievali del centro storico, la più importante chiesa cittadina è stata ricostruita nel Settecento, ma le sue origini risalgono alla fondazione di una chiesa paleocristiana. Palazzo Loffredo, tra i più antichi palazzi nobiliari della città di Potenza, ospita le sale del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata Dino Adamestenu. Dalla preistoria alla Magna Grecia, i ritrovamenti raccontano una storia lontana, ricca di leggende, simboli e divinità. Come la Nereide che nuota con un delfino, simbolo di fecondità e rigenerazione, risalente al VI secolo avanti Cristo. Nelle opere d'arte e negli oggetti quotidiani è possibile scorgere quel mosaico di culture che si sono scontrate e incontrate in Basilicata. La raffinatezza della cultura greca è stata assimilata e interpretata dalle popolazioni locali, come mostrano i reperti giunti dagli scavi archeologici di tutto il territorio regionale. Inaugurato nel 2005, il museo conserva armi e vasi dell'età della pietra, sculture, terrecotte, ceramiche e monete dell'età greco-romana, pitture medievali, gioielli e oggetti dell'artigianato lucano, da ammirare in tutto il loro splendore. Tornando nel centro storico, lo sguardo si lascia sorprendere dal portale della chiesa di San Francesco d'Assisi, un'opera quattrocentesca in stile catalano.
Nei riquadri di noce intagliati, disposti su 8 file secondo un disegno preciso dallo stile goticizzante, compaiono suonatori, motivi vegetali, simboli religiosi e rappresentazioni demoniache. La chiesa, eretta nel XIII secolo, dove si trovava un oratorio francescano, è stata recentemente restaurata. Nel tardo pomeriggio, la città si anima lungo le vie del centro storico. Corso Vittorio Emanuele, via Pretoria e piazza Pagano sono il cuore pulsante di una comunità sempre più moderna e cosmopolita. A 770 metri d'altitudine, la riserva naturale del lago Pantano di Pignola protegge un'area paludosa, bonificata negli anni 50 per debellare la malaria. Oggi la riserva, visitabile da settembre a marzo per non disturbare la riproduzione degli uccelli, è un luogo privilegiato anche dagli amanti del birdwatching. Dai capanni in legno disposti lungo il sentiero si possono osservare quasi 200 specie che scelgono il pantano di Pignola come luogo di passaggio o per costruirvi il nido. Di Avigliano è stato fra i primi del sud Italia, sin dalla fine del Cinquecento, a liberarsi dalla dominazione feudale. In seguito prese parte al moto rivoluzionario che portò alla costituzione della Repubblica Partenopea. La fama del borgo è legata anche alla maestria dei suoi artigiani. I coltelli di Avigliano, detti balestre, sono rimasti un accessorio tradizionale dal 600 all'inizio del 900 in tutta l'area del Vulture. Erano non solo un'arma di offesa e difesa, ma soprattutto un segno distintivo. Per tradizione, le giovani donne ricevevano un coltello in dono dal proprio fidanzato. Oggi i coltelli di Avigliano sono delle vere e proprie opere d'arte, impreziosite da elementi decorativi e vendute in tutto il mondo a collezionisti e appassionati. La Basilicata racconta anche storie di onore, ribellione, brigantaggio e conquista della libertà. Storie diventate leggenda, che hanno viaggiato sulle note dei canti popolari e attraverso i racconti tramandati di generazione in generazione. La storia che mio nonno mi raccontava narra di briganti, di come Carmine Coppola divenne uno di loro. È una storia di molti anni fa. Nel Settecento alcuni briganti ne disonorarono la sorella. I fratelli la vendicarono con un omicidio e dovettero scappare da Ugento, diventando fuori legge. Da quel giorno il mio antenato prese il nome di Coppolone. In quegli anni, prima del Risorgimento, i briganti rappresentavano anche una piccola corrente politica, ma questa è un'altra storia. Comunque così accadde che la mia famiglia si trasferì dalla Puglia alla Basilicata. L'abbazia di San Michele sorge in un luogo che nell'alto medioevo era abitato dai monaci basiliani e in seguito dai benedettini. L'arrivo dei Longobardi aveva dato la spinta alla costruzione di diversi luoghi di preghiera dedicati all'arcangelo, il cui culto era molto sentito. Nel Settecento i frati cappuccini le diedero l'aspetto attuale, dopo due secoli di abbandono. Su una parete rocciosa del Monte Vulture
l'abbazia domina il lago che occupa il cratere del vulcano. Malgrado oggi non sia più attivo, la sua passata attività è la principale responsabile della fertilità del terreno, dalla cui coltivazione a vite si ottiene il rinomato vino aglianico. This is a place where you can really eat well. Si mangia molto. Questo è il luogo dove è possibile mangiare veramente bene e gustare realmente un vino eccezionale. Per anni i vini del sud, del Salento e della Basilicata sono stati esportati in Toscana per renderne il vino ancora più corposo. Oggi questi vini, come l'aglianico e il negro amaro, vengono apprezzati nella loro pienezza, simbolo della riscoperta dei sapori forti e decisi di una terra e di un sole straordinari. Il nostro è un rosso in purezza perché è ricavato esclusivamente da uve aglianico, denso di colore, dai riflessi rosso rubino. All'esame olfattivo ci vengono varie frutte, mora, liquirizia, ribes, fichi, spezie. All'esame gustativo oltre a una sua naturale freschezza ha un retrogusto molto molto prolungato. Abitata fin dall'epoca preromana, la cittadina di Melfi ha assunto un'importanza strategica nel Medioevo, al confine tra i territori bizantini e quelli longobardi. L'impianto urbano e il castello fortificato risalgono all'XI secolo, nell'epoca normanna. Il castello di Melfi è certamente il castello più famoso di tutta la regione Basilicata, è uno dei più ricchi di storie e importanti di tutta l'Italia meridionale, visto che è stato il castello della Caput Apulia Normanna, della città che fu scelta per prima dai Normanni proprio come prima capitale dei loro possedimenti nel sud, e poi soprattutto per avervi ospitato nel 1231 le famose costituzioni melfitane, queste leggi volute fortemente da Federico II che dovevano riorganizzare tutta la materia politica del regno. Un castello che ha subito sicuramente tantissime, infinite trasformazioni a causa dei terremoti che purtroppo hanno flagellato la città e il territorio, ma anche a causa delle diverse dinastie che hanno abitato nei secoli il castello, ma che nonostante questo è riuscito a conservare un fascino davvero ancora intatto. Oggi, dopo i consistenti restauri che sono durati tantissimi anni, il castello è diventato l'ideale contenitore di un importante museo archeologico nazionale. Si tratta del più visitato della regione, un museo che ospita reperti che vanno dall'VIII fino al III secolo a.C. e che testimoniano la ricchezza delle civiltà preromane che vivevano in tutta l'area del Vulture. Il reperto più interessante è sicuramente il cosiddetto sarcofago di Rapolla, un'opera romana del II secolo d.C. che trae il suo nome dalla cittadina, Rapolla appunto, in cui fu rinvenuto in maniera del tutto casuale nel 1856. Un sarcofago che pesa ben 11 tonnellate, lavorato nelle botteghe scultoree dell'Asia Minore ed importato quindi in Italia, doveva costituire la tomba di una nobile fanciulla, una fanciulla con ogni probabilità morta di parto. Questo lo deduciamo da alcuni elementi presenti sul sarcofago. Sarcofago che poi è caratterizzato da tanti elementi classici, come la presenza del cagnolino, il cagnolino ai piedi della donna, tema ripreso anche da Andrea della Quercia nel suo famoso sarcofago di Ilaria del Carretto, un cane che doveva simboleggiare la fedeltà, quindi il fatto che la donna fosse sposata e che il marito indirettamente stesse ancora lì a vigilare sulla propria amata.
un sarcofago di grande rilievo che presenta nella cassa una serie di sculture, sono degli altorilievi che rappresentano eroi e divinità del mondo greco ellenistico, e reca sul coperchio proprio un triclinio su cui è sdraiata questa giovane donna, una giovane donna la cui vita si è spezzata all'improvviso proprio a causa di parto. Si tratta con ogni probabilità del sarcofago di Emilia Sauro, figlia di Cecilia Metella e sposa di Pompeo. Nei dintorni di Melfi, alla maestosità del castello sembra contrapporsi la piccola chiesa rupestre di Santa Margherita, che silenziosa, quasi nascosta nella roccia, conserva le sue decorazioni fin dal XIII secolo. La chiesa rupestre di Santa Margherita è un piccolo grande gioiello, non ha avuto manomissioni e a guardare veramente si resta estasiati a guardare tutte le immagini, il martirio di molti santi, eccetera. Negli affreschi i morti sono rappresentati in piedi, quasi anticipando di un secolo i motivi delle danze macabre. Malgrado le opinioni siano discordanti, tra i personaggi dei dipinti figurerebbe anche Federico II, in abiti da falconiere, insieme alla moglie Isabella d'Inghilterra e a Corrado, figlio della sua seconda moglie, Yolanda di Brienne. Fin dal periodo classico, Venosa è stata una città illustre, per i suoi monumenti e per un cittadino celebre, il poeta latino Orazio. 2000 anni fa, la sua esortazione, Carpe diem, cogli l'attimo, invitava a non farsi sfuggire le gioie che concede la vita terrena. Nei secoli successivi, le diverse dominazioni colsero piuttosto l'occasione per insediarsi nella città. Emblema del succedersi di Longobardi, Normanni, monaci benedettini e svevi, è la chiesa incompiuta. Dall'XI o XII secolo il progetto di creare l'immensa basilica dell'Abbazia della Trinità non è mai stato completato. La nuova chiesa si sarebbe sommata, allungandola, a quella vecchia di origine paleocristiana, sorta a sua volta su un tempio pagano, del quale rimangono i mosaici ritrovati nella cripta. Se la basilica fosse stata terminata, oggi non sarebbe possibile visitare l'abside della chiesa vecchia, destinata alla demolizione. Nell'incompiuta il corpo longitudinale doveva essere suddiviso in 3 navate, con un ampio transetto sporgente, un'abside e un coro molto profondo. Le grandi colonne che rimangono sono un segno dell'imponenza che avrebbe caratterizzato l'intero edificio. Immerso nelle terre del Vulture, nella valle di Vitalba, il nome di Castellago Pesole evidenzia da subito l'importanza della costruzione che domina il borgo, situato in posizione strategica sul territorio fin dall'epoca preromana. L'aspetto del castello fortificato, che risale all'epoca normanna, rimanda al vigore con il quale Federico II intraprese le proprie battaglie. L'impianto architettonico si differenzia dalle altre fortezze della regione ed è il risultato di una conoscenza tecnica e strategica che ha superato i confini del tempo e dello spazio. Il castello di Lago Pesole presenta un impianto quadrangolare con 4 piccole torri angolari. Ricorda tantissimo un cassero o una fortificazione araba anche, ed è il simbolo di quel recupero della memoria storica e architettonica che i cavalieri crociati conobbero attraverso gli arabi.
con le loro amicizie, con le loro conoscenze, recuperarono tutta la memoria dell'architettura romana che si era andata perduta nel corso dei secoli. Quindi Lago Pesole rappresenta, come dire, l'unicum della Basilicata, di quel rapporto tra occidentali e orientali che noi dobbiamo recuperare. Così come le navi hanno solcato le acque del mare grazie alla spinta del vento, negli ultimi decenni si è sviluppata anche in Basilicata la possibilità di trasformare l'energia del vento in elettricità. La versione odierna dei vecchi mulini a vento ha l'aspetto moderno degli aerogeneratori. Grazie alla conformazione delle aree ventose della regione, gli impianti eolici producono energia rinnovabile, in accordo con il protocollo di Kyoto, che punta a ridurre, anche in Italia, l'emissione di gas nocivi per il pianeta. Arrivando ad Acerenza, la maestosa cattedrale di origine medievale che domina il borgo colpisce e attrae lo sguardo dei suoi visitatori. Sede vescovile negli anni del dominio normanno, la cattedrale fu costruita nell'undicesimo secolo dai vescovi di origine francese che hanno applicato le regole del monastero di Cluny. L'interno della chiesa è semplice, severo. I pochi elementi che la decorano sono stati aggiunti nei secoli successivi. Una leggenda sostiene che qui, nella cripta cinquecentesca, sia stato conservato il Sacro Graal, ma si tratta solo di una leggenda che la realtà non può confermare. Il gruppo musicale dei Tarantolati di Antonio Infantino ha portato alle estreme conseguenze la sonorità e il vocalismo tradizionali della Basilicata, con ritmi sfrenati che cantano la raccolta delle olive ed esasperate filastrocche infantili. Nel paese di Tricarico, la musica di Infantino si intreccia con la poesia di Rocco Scotellaro, che fu anche sindaco del paese, deceduto a 30 anni nel 1953. La sua poesia ha avuto molti riconoscimenti. I suoi versi narrano con semplice profondità i temi della vita quotidiana, gli amori, le paure e le durezze del mondo contadino. Rocco Scotellaro è fondamentale per la storia del sud dell'ultimo dopoguerra. Credo è l'ultimo dei grandi eroi in senso poetico, epico, dei contadini del sud. Ha scritto appunto per l'appunto i contadini del sud, pur avendo grazie al fatto che aveva dei profondissimi studi classici. Il mio e il suo professore di greco diceva che a Rocco Scotellaro lui non aveva mai potuto dare meno del massimo dei voti,
perché conosceva Euripide, Sofocle, tutti i classici, Omero, tutti i classici greci a memoria, e parlava in greco antico così come il nostro dialetto, così come l'italiano. Da Tricarico verso sud, nel centro geografico della regione, il nome di Pietra Pertosa ricorda il termine con il quale si indicano le rocce forate tipiche della zona, Pietra Pertusa. Un viaggio in Basilicata non può non includere le Dolomiti Lucane, la cui conformazione ricorda quella della catena alpina. I nomi delle cime si ispirano con fantasia alla forma che ricordano, come l'Aquila Reale, la Civetta, la Grande Madre e l'Incudine. Anche se l'altitudine è minore rispetto alle montagne del nord Italia, il paesaggio disegnato dalle pareti a strapiombo e dalle valli strette si lascia ammirare dalle alture dei piccoli paesi montani. Nei campi e nei pascoli sono i tempi della natura a scandire la vita quotidiana. Una quotidianità che si accompagna spesso a un forte senso spirituale. La fede religiosa di oggi si rispecchia nelle chiese e nelle sue opere d'arte. Nel borgo di Miglionico, a sud-ovest di Matera, la chiesa madre, dedicata a Santa Maria Maggiore, ha origini molto antiche. Una chiesa con un portale e un campanile tardo-duecenteschi che vanta un'antichità di tutto rispetto. Infatti è conservato nelle sue mura un preziosissimo polittico, un'opera del 1499 datata e firmata del grande pittore veneto Giovanni Battista Cima da Conegliano, allievo di Giovanni Bellini. 18 tavole in legno di pioppo che hanno questa grande novità, portano come risultato il risultato appunto della pittura tardo quattrocentesca veneta di abolire le cortine, gli sfondi dorati e di aprire al paesaggio. Un bassorilievo nella chiesa raffigura i santi patroni Pietro e Paolo. A loro è dedicata la festa patronale che si svolge a Miglionico il 29 giugno. La solidità delle tradizioni ha mantenuto forte l'entusiasmo della comunità in occasione delle festività religiose, che ogni anno coinvolgono tutta la popolazione e rinforzano il legame tra gli abitanti del paese. Dopo la messa e la benedizione del grano, davanti all'effigie del patrono, il carro trionfale percorre le vie del centro storico fino alla chiesa madre. Oltre alla festa patronale, devozione ai santi San Pietro e Paolo, c'è anche la festa del Santissimo Crocifisso, che è la festa vera e propria di devozione dei fedeli del luogo e quindi della popolazione miglionichese. Il crocifisso è stato anche ispiratore del crocifisso del film di Mel Gibson, girato nei Sassi di Matera. Ciò che traspare dal film diretto da Mel Gibson, La Passione di Cristo, è una spiritualità autentica, ispirata da un lavoro personale dello stesso Gibson, che durante la preparazione del film ha soggiornato a Miglionico. Alle 10 di sera chiusi la porta e lui la prima sera rimase fino alle 6 del mattino. Tornò anche la sera dopo. La terza sera chiesi di restare anch'io con lui e mi disse sì. Presi anche il mio testo in aramaico ereditato dal mio predecessore e leggemmo, ma proprio sillabando, ogni lettera ci si fermava per trovare e scoprire il segreto della passione. Oltre a storia, arte, spiritualità e tradizioni, la Basilicata è anche sviluppo tecnologico. Il Centro di Geodesia Spaziale di Matera è nato all'inizio degli anni Ottanta da un accordo tra la NASA, la Regione e l'attuale Agenzia Spaziale Italiana. Le attrezzature satellitari permettono di studiare e osservare la Terra dallo spazio, con applicazioni in svariati campi, dalle previsioni del tempo alle trasmissioni televisive.
Arrivando a Matera dal versante sud, si apre alla vista il paesaggio aspro della Gravina, una profonda spaccatura del terreno scavata dall'acqua. È l'ambiente tipico delle Murge, tra la Basilicata e la Puglia. Gli anfratti naturali nelle rocce sono stati per secoli il rifugio dei pastori. Fin dal IX secolo, nelle grotte, sono state ricavate nella roccia piccole chiese rupestri, come la chiesa di Cristo la Selva, dalla facciata romanica. La straordinarietà degli insediamenti rupestri di Matera è stata raccontata da scrittori e registi che ne hanno saputo valorizzare gli aspetti più intimi. Ambientati nel quartiere dei Sassi, dove le case sono scavate all'interno della roccia, i film girati a Matera hanno messo in evidenza le condizioni spesso disagevoli della vita quotidiana. Tutto è cominciato dalla letteratura, dal Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, racconto della realtà lucana reso da un confinato politico negli anni 30. Considerate una vergogna nazionale fino al secondo dopoguerra, una mezza città ancora in grotte come nel Medioevo, i Sassi di Matera sono stati rivalutati. Negli anni 90 i quartieri del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Anche fuori dai quartieri rupestri, il tufo è una presenza costante negli edifici di tutta la città. Dalle cave presenti sul territorio si ottiene il materiale per realizzare opere non soltanto edilizie, ma anche artigianali, con la costruzione di oggetti curati nei dettagli e usati come decorazioni. Con l'apparente staticità della roccia convive la vivacità della vita culturale. La Casa Cava, un grande antro scavato nel tufo, è un luogo privilegiato per far risuonare le note suggestive di un concerto jazz. L'acustica perfetta e l'atmosfera che pervade l'ambiente fanno da cornice a numerosi eventi musicali e culturali. È questo uno degli incantesimi di Matera, la sua capacità di offrire anfratti lontani dal rumore, dal sole, dalle distrazioni. La sensazione di trovarsi in un luogo senza tempo diventa concreta qui, dove il passare delle ore è intravisto soltanto dalle fenditure che lasciano entrare uno spiraglio di luce. La ripresa di Matera come centro UNESCO di valore mondiale è dipesa anche da investimenti mirati che hanno contribuito, fra l'altro, a vivacizzare non soltanto la cultura e l'ospitalità, ma anche l'artigianato. I fischietti colorati in terracotta, tipici della città, sono modellati con ironica fantasia nelle forme tradizionali di fumaioli, cavalieri, portali, timbri. I celebri fischietti, chiamati cucù, sono considerati un amuleto di buon auspicio, una tradizione che si tramanda ancora oggi ai giovani apprendisti nelle botteghe locali. Il quartiere del Piano di Matera, la parte alta della città,
è stato abbellito nei secoli con chiese, monumenti e palazzi. Nel 600 la città fu eletta a capoluogo della Basilicata e l'arrivo di governanti e funzionari diede un nuovo impulso alla sua riqualificazione, mentre nei Sassi la popolazione si affollava sempre più numerosa. Ma a breve distanza dalle sfarzose chiese barocche resta intatto il fascino di quelle rupestri, 160 luoghi di culto scavati nella roccia. Ambienti più semplici e forse per questo ancora più vicini alla spiritualità dei fedeli. Una spiritualità fatta di sculture e immagini sacre che non perdono il loro valore simbolico, anche se il tempo ha lasciato le tracce del suo passaggio. Una spiritualità che si rispecchia nelle rappresentazioni dei santi, con una devozione che si rinnova ogni anno in occasione delle feste patronali. Durante tutto l'anno la festa della Madonna della Bruna sembra risuonare nella città e nelle case. Quello del 2 luglio è un appuntamento immancabile per i materani, un'occasione sentita da tutti come parte delle proprie origini. Si celebra qualcosa di più di una festa religiosa. È l'occasione per esprimere la spiritualità, il vigore, il coraggio, la coscienza di una comunità che vive con passione la propria storia. La statua della Madonna col bambino è legata a una miracolosa apparizione. Quella statua che, con la delicata dolcezza, attraversa le strade sul carro trionfale, per poi tornare nella cattedrale a vegliare sulla città e sui suoi abitanti. Il loro carro, realizzato con le loro offerte. Un simbolo, non un'opera di cartapesta fine a se stessa. Distruggerlo sarà un'azione lecita, dolorosa forse, ma necessaria. A guidare le persone all'assalto del carro non sono l'avidità né la violenza. È la voglia di conquistare un simbolo. E un simbolo ha valore solo perché alimenta la propria spiritualità. Solo perché crede fermamente nei propri ideali. Non c'è odio, non c'è vandalismo. C'è ammirazione per il coraggio di chi ottiene ciò che ha desiderato. C'è la gioia di chi trattiene stretta in mano la propria conquista. C'è la serenità di chi sa che l'anno prossimo una nuova alchimia si realizzerà con un carro nuovo, investito dello stesso valore simbolico, la cui costruzione inizierà domani. Gli angeli e le colombe sembrano librarsi in volo sulla folla, a testimoniare che un evento si è compiuto, così come doveva essere. E anche il più piccolo pezzo di carta colorata continuerà a far sprigionare l'energia della comunità. Fino all'anno prossimo, quando le luci festose torneranno a brillare nella notte, quando il rito ancestrale della distruzione e della rinascita si rinnoverà, come si è sempre rinnovato, nelle tradizioni antiche e moderne della Basilicata.